Salve ragazzi! A tutti noi piacciono gli animali, tra i quali il migliore amico dell'uomo, il cane. Ce ne sono di diverse razze, da quelle grandi a quelle gigantesche fino a quelle piccole. Ma molti anni fa questi animali non avevano questo aspetto. La maggior parte erano davvero spaventosi e impressionanti. Oggi ne vedremo alcuni. Al primo posto troviamo l'Amphition, il cane orso. Lungo 2,5 metri e pesante ben circa 500 kg, era davvero un mostro da incubi. Immaginate un orso grizzly fuso con un cane gigantesco. Come risultato avremo questo mostro impressionante e predava davvero prede di gigantesche dimensioni, come il calicottero. Era un vero mostro, vissuto 9 milioni di anni fa, nello stesso tempo dell'Homo sapiens, ma non credo lo adottassero. Era al pari di una tigre di oggi, quindi era proprio una macchina da guerra. Numero 2. Qual è l'animale più bello che conoscete oggi? Tra di questi di certo c'è il lupo, e quindi quanto poteva essere bello il suo antenato, che era il dire wolf, un grande predatore della famiglia dei canidi. Lungo ben 2 metri e pesante 70 kg, era un animale davvero veloce, come i suoi antenati di oggi d'altronde, ma era anche un formidabile predatore, capace di abbattere i mastodonti, enormi elefanti primitivi, e anche i megaderium, cioè i bradipi terricoli, visti 16 milioni di anni fa, e dai resti fossili possiamo intuire che fu adottato dall'Homo sapiens, fu tra le prime specie canine a convivere con l'uomo. Data la forza e astuzia, fu anche una grande risorsa, dato che poteva predare grandissime prede e portarle al suo padrone. Numero 3. Le Pichon. Vissuto tra il Miocene superiore e quello inferiore, 5 milioni di anni fa, in America, alto 1 metro e pesante 80 kg, era di un aspetto simile a una iena, tra i più antichi parenti dei cani, con un morso potentissimo, frantuma ossa, capace di terrorizzare le sue prede, che erano davvero delle grandi prede, come cervi preistorici. Numero 4. Lo Iguanodonte. Un gigantesco mammifero delle oceane, vissuto in Nord America, Africa, Asia e Europa. Era una iena gigantesca e potente, quanto due branchi di iene o di licaoni, dai canini stretti e ricurvi, e adatti a tagliare le carni degli animali, con un olfatto davvero sviluppatissimo, come i cani di oggi d'altronde. Si cibava di caronie, ma altri erano veri predatori, capaci di abbattere animali di grossa taglia, molto più grandi di loro, come il calicottero, e riuscivano a tenere a testa con tremendi nemici, come l'entellodonte, un antico parente del cinghiale, con cui aveva quasi sempre la meglio, ma non sempre. Era un mostro davvero impressionante. Ve lo immaginate se esistesse ancora oggi? E che non si fosse estinto? Ma meno male si è estinto, per nostra fortuna. Numero 5. L'Andreusarcus. Questo incredibile e robusto animale preistorico, un boss dei suoi tempi, dall'aspetto di un grossissimo lupo, vissuto in Mongolia. Lungo 8 metri e pesante ben una tonnellata. I resti furono trovati per l'appunto in Mongolia, ed era un eccellente predatore, data la sua forza per via delle sue dimensioni, e abbatteva i preistorici rinoceronti, come il Brontoderium. E non ci crederete mai, ma questo animale era un parente stretto delle balene, o perlomeno l'antico parente delle balene. Poi si adattò all'acqua e divenne quella che oggi noi chiamiamo una balena. Ma queste sono solo teorie, non abbiamo la certezza che veramente questo gigantesco mostro
sia un parente delle balene, anche se si pensa sia un parente degli entellodonti oppure degli ippopotami. Bene ragazzi, il video finisce qui. Lasciate like, soprattutto iscrivetevi, condividete, scrivete un parere nei commenti e alla prossima. Ciao!